per quanto riguarda la questione, ad esempio, che è la questione per me forse che crea l'ingiustizia maggiore, quella di tutti i vitalizi pregressi, perché ora sì non esistono più, ovvio è che non cambierebbero l'economia italiana, però si possono andare a toccare, lo può fare l'ufficio di presidenza. Ovvio che non si possono togliere, perché quello creerebbe un'inequità e interverrebbero subito, bisognerebbe ridarli, però si possono portare al proporzionale di quanto uno ha versato. Perché se gente è stata dentro, cioè, è stato un paio di giorni, cosiddetto contributivo, no? Si può benissimo fare, e questo è un gesto di equità verso tutti i cittadini, perché io sento l'ingiustizia se uno ha versato, ad esempio, ora non riesce a prenderli, però noi stiamo parlando di una società dove c'è l'ingiustizia totale della riforma Fornero, con gente che si trova ora all'ottava salvaguardia, con persone che non riescono ad andare in pensione, sono fuori da qualunque sistema del welfare, per cui questo è un messaggio fondamentale da mandare. Noi l'avevamo chiesto, l'ufficio di presidenza non ha fatto niente, perché l'avevano già chiesto un paio d'anni fa, per cui non è inseguire i grillini ma fare qualcosa di giusto verso tutti i cittadini.